Eccoci qua. Eccoci qua, Angela. Buonasera. Bentrovata e bentornata su Fare Animal Love Evolution. Siamo in diretta con un paio di minuti d'anticipo, ma noi aspettiamo un po' che arrivino i nostri amici. Intanto, tanti auguri, buon anno. Altrettanto a te e a tutti quelli che ci ascolteranno e a tutti gli amici. Certo. Buon anno, che sia veramente un buon anno. Ce lo auguriamo tutti, ne abbiamo proprio tutti bisogno di questa grande speranza di un Abbiamo nuovo. speranza, sì. Sì. Lì sta nevicando, aspettiamo che si colleghi qualcuno, aspettiamo qualche minuto. Angela, come. Qui sta nevicando, ma sta nevicando da prima dell'Immacolata, continua un po', viene, poi viene l'acqua, la Oh. vanno, poi ne viene dell'altra, poi la scioglie e così via. È da prima dell'Immacolata che è tutto un venire e andare Quindi di neve. è un mese praticamente. Un mese comunque ne abbiamo un bel po' in terra. Quindi avete fatto una palla con la neve, che bello! Sì, no, no, con mezzo metro di neve, non con appena un po' di neve, un po' metro di neve, sì. Sì, con Natale bianco, bianco, bianco. Bello, bellissimo. Ecco, stanno arrivando. Ciao, ciao, arrivano. Aspettiamo ancora un po'. Sì, quello che vuoi, intanto io Qualche sono minuto a vostra disposizione. e poi cominciamo la nostra chiacchierata. Noi ci siamo visti l'ultima volta qui ad agosto, se non sbaglio. Sì, ci siamo visti ad agosto e abbiamo parlato del bene, essere il bene, quindi ci siamo conosciuti un po' meglio, abbiamo illustrato ai nostri amici e persone che ci seguono un po', abbiamo raccontato la tua storia, quindi io direi che stasera possiamo anche saltarla, tanto chi ci segue, ecco, facciamo magari qualche passaggio così en passant. E, abbiamo mandato, ti ricordi quel video di repertorio che tu hai sul tuo sito? Che la Rai mi ha bloccato su YouTube per qualche giorno, fino a che non gli ho spiegato. Perché non gli ho spiegato che non gli avevo rubato niente, ma che avevo preso dal sito. E infatti poi dopo si è sbloccato e sono molto contenta anche perché quelle immagini sono davvero molto belle, quelle dell'Istituto Luce sono straordinarie. Sì, sicuramente bene. Era proprio un peccato. E quindi eccoci qua di nuovo, ti ringrazio per aver accettato l'invito, Angela, so che sei molto impegnata, so che segui tante persone, quindi è davvero un grande onore averti qui. Adesso con il coronavirus non abbiamo, le seguo così via online perché non può venire nessuno. Lo so, però è sempre un impegno. Sì, è sempre un impegno, sì, è sempre un impegno, però cioè, non tutti sono attrezzati, per cui sono un po' meno. Sì. Un sacco di amici stanno arrivando. Ciao Patrizia, ciao Rosaria, ciao Carla. Sì, ciao Stefano, Alex. Ciao, ben arrivati a tutti, ben trovati. Beh, allora io direi, cara Angela, cominciamo la nostra chiacchierata, visto che un po' ci sono. Tanto poi la diretta è adesso in diretta, ma il video rimane sia su Fare Animal Evolution Facebook che su YouTube, per cui lo potranno rivedere tutte le volte che vorranno. Certo. E, come avrete visto, io ho intitolato, dato titolo, Ricominciamo dal cuore a questo incontro. Credo di aver interpretato di sicuro una mia esigenza, ma anche di quelle di molti amici, di molte persone che conosco direttamente e indirettamente o che seguo per qualche motivo, quella dell'esigenza di ritrovare un po' il linguaggio del cuore, di ritrovare questo calore. A provare a sentire e a ragionare in un altro modo. E quindi ho detto: adesso lo propongo ad Angela, che mi sembravi la persona più adatta che io conosco a poter darci qualche indicazione in più a come seguire il cuore, a come ricominciare dal cuore, proprio perché ci siamo lasciati quest'anno alle spalle. Bene, sicuro vuol dire, bisogna incominciare dal cuore come centro della nostra essenza, della nostra esistenza. E per me è molto importante perché proprio dall'esperienza che ho avuto c'è proprio questo, essere se stessi. Come si fa ad essere se stessi se non si ascolta
l'impulso del cuore, la visione, cioè del desiderio, cioè è proprio qui, cioè che non, noi non abbiamo altra possibilità per partire dal cuore, cioè dal meglio di noi, che pensare veramente al nostro desiderio di amore, al nostro desiderio di essere più di quello che siamo. E questa è proprio l'essenza della mia esperienza mistica, cioè essere noi stessi, cioè riuscire a manifestare quell'originalità di cui siamo portatori tutti, riuscire a manifestarlo, perché è questo che ci dà la soddisfazione di vivere, il senso di esistere, e ci mette in contatto non solo col divino, ma anche con tutti gli umani, perché gli umani, se è vero che cercano la somiglianza, ma è anche vero che poi li annoia la somiglianza, vogliono la novità, vogliono l'originalità dell'altro, se no si annoiano. Quindi non c'è modo migliore per incominciare l'anno che pensare di esprimere noi stessi. Poi domani è l'Epifania, che è la manifestazione del divino, di Gesù, della divinità di Gesù. E io dico che anche cioè, ricordiamo che questa festa ci dice che ognuno di noi deve manifestare il meglio che è. C'è il divino che è in lui, o il meglio di sé, deve manifestarlo, perché per questo siamo su questa terra, se no che ci facciamo? Che ci facciamo? Quindi questo è estremamente importante, proprio cercare intanto di vedere che cos'è che ci definisce, che ci qualifica, che io penso che ogni persona che pensa a se stessa e pensi che cos'è il meglio di me, penso che rintraccerà la capacità di amare, la capacità di amare come il meglio di sé. Bene, è questo che dobbiamo manifestare, è questo che dobbiamo manifestare. Questo vuol dire partire veramente dal cuore. Ecco, le mie parole non sono tanto questo, partire dal cuore, ma dal desiderio, però che è la stessa cosa, non è una cosa diversa, è la stessa cosa. Sì, tu lo dici sempre del desiderio, imparare a desiderare, sì. Ma è che noi desideriamo tutti il meglio, tutte le cose più belle, dalle più spirituali alle più materiali, ma sempre le cose migliori. Però ci vergogniamo anche di desiderare molto spesso e non sappiamo che questo desiderio è sano, il desiderio dell'evoluzione umana, dello sviluppo umano, e che la nostra vita consiste nel cercare di realizzare qualche pezzettino di questo desiderio, sia per noi che per gli altri, perché è proprio una cosa vitale. Lo facciamo per fortuna, eh? Cioè, non lo crediamo una cosa ottimale, perché la nostra educazione è diversa, bisogna rinunciare a tutti. Per cui cerchiamo di seguire il desiderio un po' di nascosto, diciamo così, perché non ci legittimiamo a riconoscerlo come il nostro fondamento. Però tutti vivono di questo, se no non potrebbero vivere senza desiderio di riuscire ad arrivare in qualche misura, in qualche momento, a vivere le cose che desideriamo, la vita sarebbe non solo infelice, ma non ci sarebbe proprio. Per cui è importante pensare che noi siamo delle persone belle, che abbiamo tanti valori dentro e che dobbiamo imparare a vederli, a riconoscerli, e anche a spenderli. È una parola brutta, ma dico, a spendere vuol dire manifestarli, perché è quelli che ci danno il gusto della vita per noi e che illuminano la vita attorno a noi anche. Tu parli sempre del desiderio di amare. Quindi aggiungi la parola amore sia nelle interviste che hai rilasciato, sui libri, insomma, è proprio il tuo il messaggio principale. Sì. E io vorrei, Angela, che tu ci spiegassi come fare e perché.
Devi sapere che quando ti ho chiamato l'ultima volta per invitarti a partecipare a questa intervista, io dopo ho sentito degli amici, un amico in particolare che saluto, lui sa chi è, e gli ho detto, io mi sono sentita abbracciata da Angela anche se lei non mi ha abbracciato, anche se ci siamo soltanto parlate, ma davvero. E allora ti prego, Angela, dimmi come si fa, perché io quel calore che ho sentito nelle tue parole semplici, perché noi ci siamo, ciao Angela, come stai? Ti andrebbe di... Quindi non abbiamo detto, non abbiamo fatto filosofia, non abbiamo scritto la mia parola di... E io pure l'ho sentito questo calore e ti ringrazio tanto. Bene, io sono innamorata di tutti gli esseri umani Ecco. che incontro, poi quando ne incontro qualcuno, vuol dire si concretizza questo amore, se no un amore vuol dire come disponibilità, cioè a tutte le persone che esistono e si incarna nelle persone che incontro, ma effettivamente, e questo è il mio segreto, perché il segreto è di sapere, intanto sapere che ognuno è unico e quello che può darmi quella persona non me la può dare nessun altro. Quindi l'attenzione, la comprensione. E poi c'è anche questo questo mi stimola anche ad essere curiosa, quindi attenta. E secondo me voglio dire, siccome questa attenzione di cogliere l'originalità della persona è abbastanza rara, cioè le persone si sentono abbracciate. E su questo ti voglio dire una cosa che mi commuove sempre, che molte persone dopo un incontro con me partono dicendosi: oggi mi sono sentita vista, oggi mi sono sentita vista e capita. Io non faccio altro che ascoltare, attenzione, però c'è un ascolto, veramente un ascolto attento per intercettare quell'originalità di cui siamo portatori tutti. E questo l'altro lo sente che è guardato e che è amato. Perché quando tu guardi una persona con un grande interesse, lo guardi perché anche lo ami in questo senso, perché non puoi guardare con interesse una persona senza amore. Quando lo guardi con interesse esprimi anche amore. Così è. Cioè, però, vedi, cioè, per me questo è un fatto quotidiano, non è, io non faccio nessun sforzo per fare questo, mi viene spontaneo, come aprire gli occhi e vedere la luce del sole, perché nell'esperienza mistica ho visto questo valore dell'essere umano, l'ho visto questo valore, che dipende dall'unicità e dall'originalità delle persone, per cui è quello che cerco sempre di scoprire in ognuno. Ed è questo che mi mette in contatto con le persone, senza fatica, con grande gusto e con grande interesse. C'è questo, cioè noi dobbiamo pensare, cioè dentro di noi pensare, ma io, sono diverso da mia madre, da mio fratello, da mio figlio, anche da mio figlio, anche se tu hai dato la vita a un figlio, è un'altra persona, non sei tu. Allora, che legame c'è fra me e quest'altra persona? Il legame fra me e quest'altra persona ci può essere un conflitto, voglio dire, perché non mi piace che questa persona mi occupi un posto che vorrei solo per me, oppure d'amore, dico, ma c'è? Perché c'è? Forse per relazionarsi con me, e io ci sono per relazionarmi con lui. Cioè, questo è un po'. E un po' i pensieri che dobbiamo fare per rompere quell'ideologia, quella formazione che abbiamo acquisito tutti, che noi non siamo niente, che senza Dio noi non siamo niente. È vero che senza Dio noi non ci saremo, non saremo meno di niente, non ci saremo proprio, capito? Questo è vero. Però dal momento che ci siamo, siamo un valore, soprattutto per lui. Siamo un valore non solo per noi stessi e per gli altri, ma soprattutto per Dio, perché se Lui vuole dire ha fatto in modo che ci sia la creazione, che ci sia la vita intelligente, la vita umana,
vuol dire che era il suo progetto, il suo sogno, il suo desiderio anche per lui. Quindi noi siamo un valore prima di tutto per lui, poi per noi e poi per gli altri. Sì. Questo bisogna cercare di imparare a vederlo chiaro, a vederlo, a pensarlo questo, e a toglierci da quella visione ci mortifica, che non siamo niente, che siamo solo peccato, che siamo male. No, siamo persone che sono valore per il proprio creatore. Siamo il valore per il proprio creatore, siamo valore per lui. Senti, Angela, come fai quando ti sarà capitato nel corso della tua vita di incontrare, insomma, delle persone un po' turbolente, passami il termine? Sì. A noi ci capita, hanno già fatto qualche domanda su questi argomenti, tipo chi mi racconta delle bugie, chi mi tradisce, cose di questo tipo. E quindi come si fa ad accogliere anche queste persone che ci fanno anche del male, ma a volte anche fisico? Beh, intanto bisogna sempre cercare di dire la verità, cioè, uno, perché mi fai questo? Una domanda molto semplice, che toglie, che è la difesa più radicale, perché quando tu dici a un altro essere umano, perché mi fai questo? L'altro è spogliato dalla sua dignità umana, capite? È spogliato, quindi si sente nudo. E quindi normalmente scappa, cioè non ha neanche argomenti di dire che se ne va e basta. Quindi questa è una prima cosa. Perché bisogna comportarsi sempre con la verità e dire le cose. Perché fai questo? O perché mi fai questo? Io mi comporto così. E questo diminuisce, cioè, diminuisce i conflitti. Perché se tu gli chiedi l'spiegazione, entri in conflitto. Perché mi fai questo? Dimmi il perché. Perché fai, oppure perché fai questo? Semplicemente. Dai, come dire, una specie di chiave all'altro di riflettere sulla sua azione e anche di cambiarla. Eh sì, e anche questo è un gesto d'amore. E questo è un gesto d'amore, perché non... Cioè, non gli togli la sua dignità, anzi, dicendo perché lo fai, gliela riconosci. Riconosci il diritto di farlo e chiedi il perché, di capire anche tu il perché fa questo. Sia che sia un atto contro di te o contro l'universo, o contro l'ambiente, o contro gli altri. Sì, che questo credo che sia la cosa più difficile. Magari siamo armati di buona volontà, ce la mettiamo tutta per... dirigerci verso l'altro, andare all'incontro con l'altro, appunto con il cuore in mano, con il cuore aperto, ma a volte la difficoltà è enorme. Forse anche la paura ci ostacola, Angela. Sì, cioè non siamo abituati, cioè siamo abituati più al giudizio o alla pietà, capito? Al giudizio o alla pietà, capito? Mentre invece bisogna abituarsi a riconoscere l'altro, alla legittimità non solo dell'esistenza ma anche dell'azione dell'altro, e chiedergli il perché lo fa. Questo sì, questo è il perché, perché chiedendogli il perché gli riconosci il diritto di farlo, capito? Certo. Di solo la comprensione, cioè di capire il perché. Sì. E questa è una cosa molto importante. Sì, io non posso mai dimenticare, Angela, nella tua storia di bambina, quindi nelle prime volte che tu hai incontrato Maria, chiaramente hai avuto qualcuno che ti chiedeva di dire delle cose, no? Che non erano vere, giusto? Se mi ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi nel racconto. E tu gli hai detto una cosa, hai detto: io non sono disposta a evitare di dire la verità, giusto? Certo. Mi ricordo certo. Bene, tu già 7-8 anni, quanti anni avevi? Sì, 8-9 anni credo. No, già lì. Sì, comincia col mio vescovo che ha 7 anni, che mi dice: se tu non mi credi, io ti crederò se tu mi obbedirai. Quindi mi obbedirai, quindi ti dirò io le cose che puoi dire e quelle che non puoi dire. E io gli ho chiesto: ma io non ti ho mica chiesto di credermi, perché tu mi chiedi di obbedirti? Tu non mi credere, io non ti obbedisco. Certo. Subito proprio, mamma mia. Subito. Cioè, questa è la mia posizione, non solo verso, l'ho avuta verso l'autorità ecclesiastica in questo momento, cioè non voglio entrare in conflitto.
Cioè io non chiedo a nessuno, ho il diritto di dire le mie, di dire la mia vita, di raccontare la mia vita come ogni essere umano. Questo, e io ne approfitto di questo diritto. Non chiedo il permesso a nessuno e non chiedo di essere creduto, ma semplicemente il diritto di dire le cose che io, di dire queste cose, perlomeno quando me lo chiedono. E basta, poi non chiedo a nessuno di crederle o no. Eh sì, giusto. Senti Angela, tu quando hai incontrato Maria nelle tue visioni per, credo, più di 80 incontri tu hai avuto, e nell'arco di 10 anni, se ricordo bene la tua storia. 9 anni. E lei ti ha dato un messaggio molto chiaro per l'umanità. Sì. Il messaggio è questo, sono venuta a insegnarvi la via della felicità sulla Terra, questo è il messaggio, sono le parole. E poi con la, perché questa colloquio avveniva anche con le parole, che erano poche per la verità, ma soprattutto attraverso una comprensione interiore e anche un gusto, cioè una comprensione, una visione e un gustare le stesse cose che conoscevo, mi ha fatto comprendere che la via della felicità è essere prima di tutto noi stessi. Per questo io insisto tanto sul fatto di essere noi stessi. E poi scegliere di amare. Per cui voglio dire essere se stessi e amare. Due cose sono essere se stessi e amare. E questo è il messaggio di fondo. Ed è un messaggio, voglio dire, che risponde alle nostre esigenze di fondo. Perché tutti vogliamo essere amati. Un po' più dura comprendere che bisogna cominciare se vogliamo essere amati, perché se vogliamo essere amati solamente senza amare è una cosa un po' più dura. Ho complicato. E poi essere se stessi invece è una conquista dell'umanità ed è noi viviamo, questo è molto importante a sottolineare, in questo momento storico è forte l'esigenza di essere noi stessi, è molto forte. Io ho 80 anni e sono consapevole da quando ne avevo 7. Quindi in questi 73 anni di coscienza ho visto, cioè il mondo è cambiato, cioè la mia generazione è la generazione che ha visto il cambiamento del mondo, dalla società industriale a quella informatica e così via, quindi e anche alla comunicazione, alla certo. Comunicazione a livello globale, no? Quindi questo l'ho visto. E ho visto anche che la consapevolezza che abbiamo oggi è molto superiore a quella di 50 anni fa, di 70 anni fa, di 30 anni fa e di 20 anni. Cioè, io vedo, voglio dire, la consapevolezza umana crescere, la consapevolezza, che vuol dire conoscere il tuo valore e anche, voglio dire, volerlo esprimere senza averne ancora gli strumenti, perché non abbiamo la cultura di esprimere il valore della persona che siamo. E quindi questa volta ci dà anche rabbia. Ci dà anche rabbia e ci dà anche, diciamo, violenza in qualche... Anzi, io sto vedendo che molta, molta violenza che c'è nel mondo dipende dal fatto di non riuscire a dire, a manifestare il proprio valore. Con quegli atti violenti, capito? E per cui ritengo assolutamente necessaria e urgente proprio una visione dell'essere umano diversa, cioè fondare una nuova antropologia, una visione dell'essere umano che è intanto che è un essere di possibilità e non di limite. Ed è un essere buono e non cattivo, assolutamente, perché nel desiderio degli esseri umani c'è quello di voler essere amati, più che di amare, di voler essere amati. Però bisogna fargli capire, bisogna, insomma, avere la pazienza di dire che per essere amati bisogna anche amare. Se no è un po' di più difficile. Però anche chi vuole essere amato non vuole essere violentato, vuole essere amato. Sì. Si esprime già la qualità dell'essere umano, capito? E quindi bisogna avere il coraggio di fare questi passaggi. E soprattutto quelli che le persone che hanno una certa spiritualità, una certa finezza d'animo, un certo amore già operante, insomma, devono
insomma, mettere a disposizione la loro vita proprio per non si tratta di insegnare, ma di legittimare quello che ognuno di noi ha già dentro, di legittimarlo. Sì. L'esistenza di amore ce l'hanno tutti. Quindi legittimare che questa è la nostra caratteristica e che la nostra caratteristica è che la vita serve per realizzare quest'amore di cui abbiamo tanto desiderio. Certo, assolutamente. E tu scrivi un'altra cosa a proposito di questo, che è proprio perché ci siamo incarnati, proprio perché siamo qui in carne e ossa che possiamo realizzare questo. E certo, perché non c'era altra maniera. Non c'era altra maniera, non nell'esistere come esseri umani intelligenti e che hanno il divino già dentro di loro come possibilità. E occorre la nostra scelta perché questa possibilità diventi realtà. Certo. Ecco questo, e questo per questo vuol dire possiamo fare di noi quello che vogliamo e possiamo identificarci nell'amore, che vuol dire darci la qualità divina e unirci a lui e a tutti quelli che amano per sempre, mantenendo la nostra originalità. Questa è una cosa molto importante, mantenendo la nostra originalità, perché il nostro valore è l'originalità, è il dono che noi possiamo fare e a Dio e a tutti gli esseri umani. Quindi questo non deve mancare mai. Sì, scusami, ti ho interrotto, perdonami. Figurati. Dicevo quindi, desiderio, facendo un breve, desiderio, riconoscere il desiderio di amore, di essere amati ma anche di amare, di riconoscere anche il nostro valore e quindi la nostra unicità, certo, proprio perché siamo in questo corpo, siamo vivi, direi certo, così. Esistiamo. Riconoscere la possibilità del divino in noi e quindi di congiungerci a lui, ma tutto questo come lo possiamo fare, Angela? Dandoci la qualità d'amore, abbiamo detto già due o tre volte, lo ripetiamo, sì, sentiamo la necessità di essere amati, tutti sentono la necessità. Ecco, bisogna cercare di spiegare che siamo anche capaci di amare, anzi, perché siamo capaci di amare sentiamo la necessità di essere amate, perché siamo capaci di amare, perché è la nostra caratteristica di fondo, che però noi l'abbiamo un po' dimenticata e abbiamo proiettato il nostro sguardo sull'avere amore, sul fatto di essere amate e non di amare, e bisogna spostarlo. Cioè, siamo creature d'amore, possiamo amare, e saremo anche riamati, però capiremo che amando, è più importante che essere amati. Perché l'essere amati dipende dagli altri, amare è nella tua libertà. Sì. Scusami se te l'ho fatto ripetere, Angela, ma io credo che questo punto, proprio questo, è un messaggio rivoluzionario, dove per rivoluzione non intendo armiamoci con i coltelli e i forconi, no, proprio una nuova visione. Una nuova visione, e ci vuole questa nuova visione, perché il mondo delle antiche visioni è arrivato a capo, che io voglio dire non discrimino, perché ci hanno portato a questo livello, quindi sono visioni che ci hanno portato a questo livello, quindi in sé sono buone, ma che non bastano più, cioè sono arrivati le antiche visioni, in cui le visioni ci sono dentro, da quelle scientifiche a quelle religiose, tutte, cioè la tradizione, tutto, ci ha portato a questo livello di consapevolezza, ma adesso è il momento delle scelte, non è il momento dell'aderire a un messaggio o un altro, ma di scegliere che cosa essere noi. Cioè, se essere creature d'amore, come sentiamo dentro, o creature, voglio dire, di violenza che non sentiamo dentro di noi, che la pratichiamo, ma non la sentiamo come la nostra vocazione. La pratichiamo, cioè, come disperazione, più che, capito? Ma in realtà sentiamo di essere creature d'amore. Sì. Grazie, Angela. E
È davvero importante questo che stai dicendo, perché i tempi sono cambiati. Tu hai attraversato, come dicevi prima tu, un arco temporale abbastanza importante, considerevole, perché ci sono stati dei passaggi culturali, antropologici, sociologici importanti, diversi. Tant'è vero che tu, come dire, molti degli intellettuali, dei sociologi, degli scienziati, ma anche dei teologi che ti hanno voluto incontrare, Per erano questa proprio visione. esatto. Cioè, io ho incontrato molte persone nella mia vita, molti intellettuali, politici, certo, c'è la gente che dice, ma perché hai visto la Madonna? No, non è tanto per quello, il No, più è certo. Bradley, quindi non c'entravano niente, non c'entrava niente, ma proprio per la visione che io avevo dell'essere umano e della storia. Dell'essere umano e della storia, cioè perché per me vuole dire la storia è lo sviluppo dell'essere umano fino alla pienezza, cioè è una conquista la nostra umanità, la pienezza dell'umanità è una nostra conquista. La vita è un dono di Dio, ma la piena coscienza, la pienezza è una conquista umana. E quindi c'è vedere la storia come il succedersi delle generazioni che prendono sempre più coscienza di sé e delle cose che possono fare è il senso veramente della storia. Quindi continuamente cioè, legare la tua essenza personale e il tuo tempo personale, la tua consapevolezza personale a tutto l'iter storico, dal primo uomo fino all'ultimo. Cioè, in questo non siamo una sola cosa, siamo persone dentro a una dinamica comune. Ha una dinamica comune che ci porta tutti alla pienezza personale. È questo. Sai cosa dico spesso negli incontri che facciamo di fare Animal Evolution? Di riconoscere tutto quello che ci ha condizionato dal punto di vista culturale, familiare, scolastico, sociale, eccetera, e che ripetiamo in automatico. Perché spesso ci comportiamo, andiamo in automatico proprio su delle cose, non ce ne rendiamo conto, come hai sottolineato tu più di una volta. E questo ci impedisce, credo, anche di riconoscere la nostra unicità. Perché se ripetiamo in automatico quello che ci hanno detto, quello che ci insegna, vero? Angela, mi confermi? Voglio dire, non c'è nessun rispetto per il nuovo nato, per l'essere Un umano nuovo. che viene al mondo e che è la novità che può aggiungere, diciamo, qualcosa alla storia. Tutta la nostra educazione è ripetere l'antico e non favorire l'espressione del nuovo, cioè è una contraddizione molto grossa, cioè che bisogna che finisca questa contraddizione, cioè bisogna vedere, cioè per carità, voglio dire, per me le generazioni passate cioè, ci hanno dato la qualità umana che noi possediamo, è un regalo delle generazioni passate, è un regalo, quindi dobbiamo essere sempre riconoscenti perché loro hanno avuto delle condizioni molto più difficili delle nostre. Però, cioè, noi dobbiamo usare questa qualità che è stato il dono delle passate generazioni proprio per non solo per vivere noi, godere finalmente la nostra vita come si deve vivere, ma di preparare per le future generazioni qualcosa ancora di migliore, non di peggiore. Perché adesso voglio dire, questo sì, cioè la consapevolezza umana è cresciuta, però l'azione umana inconsapevole del suo valore, fino in fondo, ha prodotto dei disastri tremendi, per cui ha messo anche in pericolo un po' la vita del pianeta, la nostra vita. E qui bisogna accelerare ancora la coscienza perché quello che abbiamo fatto inconsciamente, senza valutare che questo mondo è un piccolo mondo, non è un grande mondo infinito, è un mondo finito, solo noi possiamo renderlo infinito. Ecco, adesso è il momento di rendere infinito il nostro mondo, cioè, di renderlo infinito, si fa per dire, fra virgolette, cioè di riparare le cose che abbiamo fatto, le cose storte che abbiamo fatto per dargli ancora vita. Certo, anche perché questo significa riconoscere la scintilla divina che è in noi. E certo, perché noi siamo, cioè, il nostro mondo è affidato a noi, è il nostro mondo.
è il nostro mondo, è affidato a noi, quindi ne possiamo fare quel che vogliamo, purtroppo. Okay. E cioè quello che secondo me può salvare un po' è che abbiamo fatto dei disastri inconsciamente, senza sapere che lo facevamo. Allora, secondo me, su questo, adesso che lo sappiamo, possiamo recuperarli. Possiamo recuperare, sì. Però ci vuole attenzione. Ci vuole attenzione e molta consapevolezza e molto amore. Perché senza amore non ce la fai, voglio dire. Certamente se recuperare l'ambiente come solo come fatto economico non è sufficiente. Bisogna recuperare l'ambiente anche col fatto economico, ma soprattutto con amore, sapendo che è la nostra terra, è la nostra terra, e senza questa nostra terra non solo noi non viviamo, ma finisce il mondo, cioè non ha continuità la nostra terra. La nostra storia non è finita, perché non siamo, c'è la storia, c'è finisce nel senso che ne comincia un'altra, capito? Questa è la storia, questa è la storia della necessità per arrivare alla coscienza. Deve incominciare la storia delle scelte, perché solo con la coscienza si possono fare scelte. Quindi la storia delle scelte è ancora tutta da esplorare. Anche perché pensavo, mi veniva in mente Darwin, tutta la teoria di Darwin dell'evoluzione, lasciamo perdere quelli che dicono che è giusta e sbagliata, però lui ha evidenziato un fatto importante. Importante. Ci siamo evoluti, tutte le specie ci sono evoluti, quindi questo simbolicamente è già un messaggio importante. Certo. Ci siamo evoluti, sì, per adattarci all'ambiente, siamo d'accordo, ma ci siamo evoluti. E ci siamo evoluti per il desiderio. Certo. Per stare meglio. Per essere più di quello che eravamo. Questo ci siamo voluti per questo. Di essere più di quello che eravamo. Cioè anche per l'ambiente, però la molla, secondo me, proprio la molla che ha qualificato l'umanità, è il desiderio. Di essere più di quello che eravamo. E di fatto, voglio dire, noi lo vediamo che di fronte, voglio dire, a un problema cerchiamo di risolverlo. Assolutamente. Capito? Cerchiamo di risolverlo. Perché il limite non ci appartiene. Il limite non ci appartiene. Anche se siamo infognati nel limite, però non ci appartiene. Perché cerchiamo sempre di superarlo. Certo. Sì, è così. Ecco, è un po' il mito anche lì, Platone, della caverna. Che uno usciva dalla caverna, vedeva il sole, seguiva la luce, l'altro non lo riconoscevano. Ma se quello ha seguito la luce, perché e poi stava meglio, no? Insomma, certo, perché stava meglio. Ho inventato questo mito, perdonato. Gli era più consone, la luce era consone. Ha immediatamente riconosciuto che la luce era molto più consone all'essere umano che non il buio. Certo. Quindi, questa necessità e il desiderio, come dici tu, di evolvere, ci manifesta proprio quello che tu stai dicendo. Cioè, è insito proprio nell'essere umano. La dinamica umana, proprio la dinamica umana, è lo sviluppo continuo, è l'evoluzione continua. Sì. Quindi a questo punto si tratta di scegliere come vogliamo continuare a evolvere e in quale direzione. Cioè, se finora siamo andati in questa direzione e abbiamo creato questo, provocato questo, sfruttato questo, insomma, fare un po' una disamina, possiamo decidere dove andare, se seguire il cuore oppure no, ma lo dobbiamo fare in maniera consapevole. Certo, sì, e siamo a livello di farlo questo, questa è la cosa importante, che probabilmente i nostri genitori o i nostri nonni non erano in grado di farlo, cioè lo desideravano come lo desideriamo noi, ma non erano in grado di farlo. Adesso siamo in grado di farlo, perché se abbiamo molto più coscienza abbiamo gli strumenti per farlo, anche questo è importante. Molto spesso gli esseri umani inventano gli strumenti senza sapere a che cosa servono. Ma sono omogenei al loro desiderio. Sì, è vero. Inventano omogenei al loro desiderio più che alla loro conoscenza. E adesso c'è, cioè, tutti gli strumenti che abbiamo sono strumenti di comunicazione, per comunicare le nostre originalità, i nostri desideri, cioè per mettere in comunicazione le persone, che era un po' quello che, ad esempio, l'Accademia di Francia, che io ho frequentato un po', che mi ha invitato per diversi anni,
Era proprio per questa visione che io avevo dell'essere umano e della storia. Cioè, a loro non interessava molto la mia esperienza mistica, però il frutto di questa esperienza mistica sì. Però sai, Angela, capisco la richiesta dell'Accademia francese, però è proprio nel misticismo, cioè nel messaggio mistico che tu hai ricevuto, e quindi nel tuo essere mistica, quindi essere a contatto con il mistero, evocarlo, portarlo fuori e comunicarlo, e questo mi sembra grandioso. È grandioso, perché sì, cioè, su questo io credo che tutti i mistici hanno avuto la stessa, più o meno la stessa esperienza che ho avuto io, essendo soggetti diversi, cioè, certo. Diciamo, la sua, ha espresso anche la sua originalità in questa esperienza. Però c'è la cosa che io vedo, leggendo anche i mistici, che io trovo un'esperienza similare alla mia, però un linguaggio diverso. Certo. Il linguaggio è diverso. Cioè, il linguaggio per me, che mi ha regalato, voglio dire, dall'inizio, la mia esperienza mistica, è di libertà e di valore. Questo, di libertà e sì. Di valore, questo. Mentre il linguaggio dei mistici invece di... cioè non è di libertà e di valore, è, hanno fatto esperienza di libertà e di valore, ma non l'hanno trasmesso come valore umano, era come dono di Dio, non come, capito, come dono di Dio, grazia di Dio, non come rivelazione della propria condizione umana. Per me è stato questo, cioè una rivelazione della condizione umana, che è una condizione, voglio dire, di necessità, ma anche di libertà. È come se tu ci stessi dicendo, ognuno di noi ha accesso al mistero della vita e tu ci stai indicando la strada, certo. Perché proprio attraverso questo riconoscimento possiamo scoprire i nostri doni. Esatto. E siamo un tutt'uno con Dio, invece tu, gli altri mistici sostanzialmente creano un distacco tra terra e cielo, tra corpo e spirito. Invece qua bisogna unirli, e sono d'accordo con te su questa cosa, lo spirito è la nostra parte. C'è anche questo, cioè non siamo un tutt'uno. Ognuno, voglio dire, è in comunione, realizziamo una comunione d'amore in cui mettiamo insieme tutte le nostre specificità, perché questa è una cosa importante, anche nel misticismo si perde questo, e anche nella spiritualità, bisogna stare attenti, che il dono, quello che ci caratterizza personalmente, è il dono che possiamo offrire, e a Dio e a tutti, quindi questo non lo possiamo mai perdere, se lo perdiamo noi stessi. Cioè, realizziamo una comunione di intenti, non so come dirlo, capito? Straordinaria, proprio attraverso quel dono che ci fa essere noi, quel dono di originalità e di unicità che ognuno è. Sì. Questa è un'altra cosa molto importante della mia esperienza. È stupendo, anche perché se uno si ferma un attimo a rimmaginare il mio dono, il tuo dono, quello del mio vicino di casa, quello insomma delle persone che conosciamo, creiamo un patrimonio di bellezza, bellezza, di amore, di originalità, di curiosità, è straordinario, straordinario, sì. Di una grande potenza. Sì, e questo è il più grande augurio che noi possiamo fare, che stiamo facendo, sì. Che stiamo facendo anche i nostri amici. All'inizio dell'anno dobbiamo mettere tutta la nostra buona intenzione per realizzare questo valore che siamo e manifestare questo bene che siamo, questa meraviglia che siamo. Sì, sì. Assolutamente. Sofia è anche d'accordo, se sentite la gatta di sottofondo, è Sofia che vi saluta. E sì, Angela, è proprio questo. E io voglio fare un invito a tutti gli amici che ci stanno seguendo adesso in diretta, che ci vedranno poi dopo in differita, proprio perché l'inizio dell'anno è il 5 gennaio, come diceva Angela, domani è l'Epifania, quindi proprio il giorno della manifestazione della nostra divinità, non esatto. Solo di Gesù, ma anche della nostra. Esatto. Allora facciamo, io voglio fare questo invito, vediamo se funziona. Mettiamoci in raccoglimento domani, stasera, nei prossimi giorni, e cerchiamo tutti insieme i nostri doni, e poi se volete ce lo scrivete nel fare Animal Evolution, dove volete, io poi li girerò ad Angela con molto volentieri, oppure
trovate contatto con lei attraverso il suo sito come preferite, però mi piacerebbe che ci fosse questa esplosione di riconoscimento, di doni da questo incontro mio e tuo, nostro, con loro anche, e poi magari più la rivederci e vedere fuori che cosa è venuto, no? Cioè, e vedere che cosa è venuto fuori. Molto bello, ottima idea. Mi è venuta fuori così. Mi piacerebbe tanto che fosse così, perché tra l'altro pensavo, e poi andiamo a concludere perché e non vorrei trattenerti tantissimo, anche se io ti terrei tutto il giorno. Mi veniva in mente Einstein, le sue idee. Lui era un coacervo di idee che poi ha messo a disposizione della scienza, qualcuno altre tenute, ma lui diceva in soldoni: non sono io che ho le idee, arrivano le idee. Ed è forse proprio questo, lui si rendeva canale di comunicazione col divino, perché non so chi altro diceva, le nostre idee non sono un segreto della mente, non è possibile. Insomma, voglio dire, siamo tutti un po' creatori. Siamo tutti, le idee arrivano perché arrivano dalla, non solo da Dio, ma da tutto l'amore che si sprigiona dalle originalità delle persone, e tutti siamo un po' creatori. Noi continuiamo a creare il mondo, non è stato creato una sola volta, continua ad essere creato dal nostro amore, dalle nostre idee, dal nostro desiderio. Beh, sì. Angela cara, io ti ringrazio tanto, ti saluto. Qua ci sono tantissime persone che hanno scritto, non si sono raccontate, ci ringraziano, ti ringraziano. Poi dopo con calma, se vuoi, possiamo rispondere, magari lasciando un messaggio a loro. Vi invito davvero a trovare la vostra unicità, a comunicarcela. Facciamo in modo che ci sia questa grande esplosione di doni e di comunione con Dio. Ti ringrazio tanto, Angela, davvero. Grazie anche ci vediamo presto, molto presto. Ma, allora, io non ho capito, è ancora il 14 o lo mandiamo in marzo? È il 14 di febbraio l'incontro o in marzo? Quale? Io ho trovato perché la mia idea era quella di fare qualcosa, sì, ma loro non lo sanno ancora, è una sorpresa. Quindi poi ci organizziamo, infatti. Questa idea dei doni e di condividerli con noi potrebbe essere un modo per stare insieme. Tu mi dici e io... Sì, l'idea era il 14 febbraio perché era il giorno di San Valentino, è il giorno dell'amore, quindi potrebbe essere, sì, come no. Lasciamolo in sospeso e vediamo che cosa succede, va bene? Perfetto. Angela, grazie, davvero di cuore. Grazie a tutti. Buon anno e cerchiamo di essere tutti autori e autrici e di farlo andare bene. Certo, d'accordo? Grazie Angela, grazie mille, ciao. Grazie a tutti, ciao. A presto, ciao. 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 Ciao.